Allora, il 14 luglio è una data simbolica per la Francia, che vogliamo rendere simbolica anche per noi. Come si è detto molto in questo periodo, questo corteo non è contro la Francia, non è contro solo le politiche migratorie della Francia, ma è per tutte le politiche europee che si trattano di immigrazione. Quindi Ventimiglia è parte integrante di questo processo. Non è un corteo che vuole essere contro la cittadina di Ventimiglia. Progetto 20K è presente su Ventimiglia ormai da 3 anni. Abbiamo sviluppato un percorso su questo territorio imparando a conoscere le necessità e i bisogni che ci sono in questo territorio. Quindi noi non ci vogliamo porre assolutamente in contrapposizione alla cittadinanza che vive qui. Semplicemente vogliamo far emergere quelle che sono le contraddizioni di queste politiche europee che noi pensiamo che in questo territorio siano totalmente alla luce del sole. Siamo in un luogo simbolico che è quello della frontiera alta. Partono i pullman di deportazione per i migranti negli hotspot del sud Italia. Pullman che vengono riempiti unicamente su base etnica e vengono portati negli hotspot di Taranto e Crotone. Quindi per noi questo percorso è importante per ricominciare tutti assieme con un fronte largo e inclusivo, quindi associazionismo, centri sociali, realtà di movimento e singoli che si riconoscono nel nostro appello a portare avanti un percorso assieme.